Libro in buona misura dei sogni, perché vediamo quanto difficile è tradurlo in fatti. Prego. Sì, quante se ne può fare di ste rinnovabili? Ancora stiamo discutendo di quello, limitandoci al solare e all'eolico, diciamo, il solare è un'unica limitazione della superficie disponibile, un ettaro e mezzo ci mette un megawatt circa. L'eolico, adesso che si sta sviluppando l'offshore, ovviamente le aree utilizzabili per vento disponibile di una certa intensità e di una certa costanza sono più limitate. Però solo lo sviluppo dell'eolico offshore, nell'Agenzia Internazionale dell'Energia, offshore, cioè quello a mare, con lo sviluppo del flottante, diventerà la maggiore fonte di produzione di energia elettrica già a partire dal 2030. Quindi, dove sono le difficoltà allora? Cioè, diciamo, il potenziale, mentre tu sai che il petrolio è limitato, quello che c'è, il gas è quello che è, poi si scopre un po', ma so comunque. Per quanto riguarda il sole e il vento, diciamo, possiamo dire che ce n'è in abbondanza, il problema è la sua traduzione in energia. Abbiamo limitate capacità di produrre pannelli solari per rendere, per utilizzare l'energia solare fotovoltaica. E questo è certamente un tema, bisogna sviluppare l'industria. Noi ne produciamo troppo pochi, è vero, dipendiamo molto dall'import dei pannelli fotovoltaici, poi non sono solo i pannelli perché diciamo, l'impianto richiede anche altre, dagli inverter alle batterie, per gli accumuli. Comunque si tratta di sviluppare un settore industriale che ti consenta di usare questa potenzialità, ma anche qui dovrebbe essere un'occasione, no? Ti dico, faccio investimenti, realizzo impianti. E così questo potenziale lo traduco. Quindi non dovrebbe essere una grande limitazione, perché se uno mi dice la limitazione sta nel fatto che io faccio pochi impianti, chiamiamoli così, fanno di più. Non è che abbiamo. C'è un po' di problemi sul silicio utilizzabile, sarebbe meglio fare più riciclo di questi pannelli, insomma, comunque problemi non banali, però risolvibili, risolvibilissimi. C'è la cosiddetta, cosiddetta, c'è la discontinuità, perché il sole non è sempre, non dà sempre la stessa radiazione, c'è il giorno alla notte, c'è l'estate e l'inverno, ma la capacità di accumulo è, diciamo, tecnicamente risolta. Il problema, anche qui, sono i costi e le tecnologie. Cioè abbiamo un accumulo a breve con le batterie al litio segnatamente, lì bisogna di più. E poi c'è l'accumulo, chiamiamolo stagionale, cioè dalla variazione estate-inverno, che è una cosa più impegnativa. Lì abbiamo diverse forme di sviluppo di tecnologie, da quelle più tradizionali, i pompaggi, noi siamo molto esperti nelle centrali di pompaggio perché abbiamo tutta una storia di idroelettrico, abbiamo quelle più avanzate di accumulo nel vettore idrogeno, poi adesso si stanno divertendo con l'aria compressa, con tecnologie di accumulo chimico, ma anche qui si tratta di sviluppare innovazione, tecnologia, c'è una grande corsa verso l'accumulo. Quindi l'obiettivo del 100% rinnovabile, parliamo delle elettriche, poi del resto diciamo si può fare anche lì un discorso un po' più complicato, non ha degli ostacoli assoluti, ma ha delle sfide che sono industriali, di innovazione e di investimento. Tenendo conto che abbiamo due leve oggi fondamentali, la prima è la necessità di contrastare il cambiamento climatico. Potremmo anche starcene tranquilli se non ci fosse questo dramma della crisi climatica. Cioè, abbiamo questo potenziale delle rinnovabili impegnativo da utilizzare, fattibile, però non ci piove.
Se non riusciamo ad affrontare la crisi climatica, in pochi decenni avremo dei guai enormi, avremo una crisi economica, sociale, migrazione, cioè il mondo che conosciamo sarà sconvolto se non riusciamo a mitigare. E la scelta prima, principale per affrontare la crisi climatica è eliminare le emissioni di gas serra dall'utilizzo dell'energia e quindi arrivare a energia ad emissioni carboniche nulle, cioè completamente rinnovabile. C'è poi un discorso del nucleare, ma non perdo tempo, ho già detto veramente costoso, rischioso, tempi lunghi, poca roba, insomma, molte chiacchiere e pochi risultati in un momento così. E uno è la sfida climatica, l'altra che sta avvenendo in maniera sempre più forte sono i costi di generazione. Oggi i costi livellati, cioè quelli comparabili di generazione fra rinnovabili, eolico e solare, più o meno sono simili i costi di generazione. E gas sono circa il doppio, cioè il costo di generazione del megawattore a gas è circa il doppio, come costo livellato, dell'uso di rinnovabili eolico e fotovoltaico. L'Agenzia Internazionale per l'Energia, il metodo del costo livellato, ve lo risparmia. E quindi c'è una forte spinta economica oggi a puntare sulle rinnovabili. Scusate, perché ho una possibilità di spendere meno per produrre energia elettrica, ed è effettiva, cioè è un dato di fatto, non è una previsione. Nel 2021 i costi medi di generazione del gas, un po' peggio in Europa perché noi il gas lo paghiamo un po' più caro, ma sono circa il doppio. Quindi se noi vogliamo ridurre il costo dell'energia per produrre elettricità dobbiamo puntare più sulle rinnovabili, mi pare. Poi non basta, il meccanismo del mercato oggi si basa sul costo del gas, come veniva prima detto, dovremo cambiare anche il meccanismo di mercato. In ogni caso, se posso produrre più energia da fonte rinnovabile, è evidente che concorro a ridurre i costi di generazione dell'energia elettrica. Almeno questo credo che dovremmo essere tutti d'accordo. Stante questo quadro, noi che stiamo facendo? Scade il tempo, si manca poco. E cosa stiamo facendo? Non abbastanza, è stato già detto. Certo che qualcosa abbiamo fatto, però noi nel 2021 abbiamo prodotto elettricità rinnovabile, vi dico il numero così non mi sbaglio, meno di quante ne abbiamo prodotte nel 2014, 119,77 terawattora nel 2014, 115,76 nel 2021, va bene? Quindi, perché? Ovviamente abbiamo aumentato il solare e l'eolico, è calato l'idroelettrico, anche per il cambiamento climatico, ed è un po' calato anche il resto. Però il trend è questo. E noi dovremmo, secondo l'obiettivo indicato dal governo, insomma questa cosa che si scrive nei documenti, noi siamo l'unico grande paese europeo che non ha una legge per il clima. Ce l'hanno la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Spagna. Ce l'ha l'Unione Europea perché il regolamento europeo è un regolamento, è una legge, è una forza di legge che indica i target. Quindi noi cosa abbiamo? Abbiamo scritto nel documento della transizione ecologica, piano, che abbiamo un 72% di elettricità rinnovabile al 2030. Come ci arriviamo a questo 72%? Sarebbe interessante capire. C'è misure spot, semplificazioni. Intanto questo 72% di rinnovabile vorrebbe dire una produzione aggiuntiva di circa 125 terawattora da rinnovabile. Questo vorrebbe dire, tradotto in eolico e solare, circa 7,7 gigawatt l'anno di fotovoltaico e circa 3 gigawatt anno di... Avete sentito i numeri prima?
Cioè, dovremmo fare più di 10 gigawatt di rinnovabili l'anno per poter realizzare l'obiettivo che è indicato dal documento del governo del 72% di rinnovabili elettriche entro il 2030. Lo stiamo facendo? No. Adesso c'è stato detto che probabilmente con i meccanismi vigenti entro quest'anno arriveremo forse a 5 gigawatt. Si accettano scommesse, veniva detto il ministro Cingolani che l'ha dichiarato. Qualora arrivassimo a questo risultato, sarebbe un grosso miglioramento, poco credibile per ora, speriamo tutti di essere smentiti, saremmo comunque alla metà di quello che servirebbe per rispettare l'obiettivo. Evidentemente che qui c'è un problema di fondo, che rispetto al target europeo siamo in notevole, oltre ad aver accumulato un ritardo nel, chiamiamolo, decennio passato, un po' meno, siamo in ritardo rispetto ai target indicati dall'Unione Europea e fissati dal governo al 2030.